massima concentrazione sempre, come se fosse l'ultimo esercizio della vostra vita. Droppata, mettiamo 7,5 e qui in alcuni casi la testa già inizia a dire basta, basta, invece no. Potete capire quanto cazzo brucia? Si dice, sì, si può dire. Ovviamente anche le 10 possono essere fatte un minimo più basse, se vedi che non arrivi a chiudere proprio le 10, fate un minimo più corto il ROM, come in questo caso. Sono 6, 7, 8, 9, 10, 8, 10, 10, 10. Ok, quello che intendevo era se il movimento iniziale giustamente a fresco vai a completare fino a qua il movimento, al terzo scalo, dopo aver fatto quasi 30 ripetizioni, ti trovi a fare mezzo movimento, ci sta. Non è lì che andiamo a fare, a cercare il pelo nell'uovo, nel senso, va bene, questo è accettabile. Se inizialmente arrivi qua e poi arrivi qua, va benissimo. L'importante è che ci sei arrivato, sei esausto in quel caso a livello muscolare, quindi non perché sei stanco inizi a pesarti e quindi lasci perdere, no, tu non ne hai più, ma il tuo massimo in quel caso è qui, quello devi ottenere. Se riprendiamo un po', non c'è un vero recupero quando non è delineato e sottoscritto, perché magari stiamo facendo una serie dove è anche ipertrofico il lavoro e andiamo a lavorare anche, scusatemi, non ipertrofico ma aerobico, mi si intreccia già le parole, sì, già sono andato in panne, e quindi in quel caso andiamo a fare un recupero più accentuato che serve apposta per alzare i battiti, per lavorare appunto in una fase magari di deficit calorico, a ricercare proprio quel tipo di lavoro dove i carichi sono bassi ma allo stesso tempo l'intensità è alta. In questo caso non abbiamo quel tipo di problema, quindi recuperiamo bene e ripetiamo la stessa cosa. Chiusa la secondo giro, secondo set, secondo round, abbiamo completato questo primo esercizio di spalle. Molto completo. Vi invito a provarlo perché è veramente, veramente tosto.